Il primo contingente dell'esercito italiano a guidare in Bulgaria i gruppi tattici multinazionali complementari alle forze dei paesi ospitanti, impiegati dalla NATO sul fianco a est dell'Europa, dislocati dunque anche in Slovacchia, Romania e Ungheria in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia esattamente un anno fa. A Barletta la cerimonia per il ritorno alla base dopo 5 mesi dei militari dell'82° Reggimento Torino, reparto della Brigata Pinerolo di Bari, che ha la sua sede in città. Più di 700 soldati che hanno difeso gli spazi euroatlantici con i contributi anche degli Stati Uniti, Albania, Grecia, Montenegro e Macedonia del Nord. Il comandante della brigata, il generale Paolo Sandri, ha voluto ringraziare l'unità operativa di cui ha fatto parte anche un soldato di appena 20 anni, anello, ha detto, di un'inossidabile catena di donne e di uomini, padri, madri, figli, che hanno messo il loro senso del dovere, spirito di servizio, prima di ogni altra cosa. All'indomani dell'inizio del conflitto, la NATO ha istituito 8 gruppi tattici che si estendono dal Mar Baltico a nord fino al Mar Nero a sud. Gli altri sono presenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.